Se volete saperne di più, rimanete sintonizzati sulle frequenze di eSport. Serata di grande calcio ancora protagonista sui canali EA Sports, per non perdersi nemmeno un istante. Pierluigi Pardo e Lelia Dani prontissimi a raccontarvi questo match. Serie A Team che si prende la ribalta con questo incontro. Match che promette gol e spettacolo. La partita di oggi si preannuncia una vera festa per gli occhi. La cornice, guarda, è strepitosa. Le squadre sono pronte a scendere in campo, occhi aperti, perché potremmo assistere a uno spettacolo memorabile. Formazione di casa che scende in campo con questi 11. Rui Patricio fra i pali. In difesa si affida a Gianluca Mancini con Smalling. Renato Sanchez insieme alla War come coppia centrale. Attacca due punte con Paulo Dybala accanto a Romelu Lukaku. Questo è lo schieramento di partenza della Juventus. Scelti fra i pali. Bremer per una maglia in difesa con Danilo. Rabiot insieme a Locatelli nel mezzo. Attacco affidato al duo composto da Vlahovic accanto a Timothy Weah. Partiti. Lukaku. Dybala. Il nuovo Lukaku. Lukaku! 1-0! Trova il gol subito! Efficace qui il pressing, come possiamo vedere dalle immagini, perché il lavoro corretto è quello di tutta la squadra nel recuperare palla e trovare il varco giusto per battere il portiere. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Passaggio da dimenticare, palla alla squadra avversaria. Ecco Lukaku. Dusan Vlahovic. Prova a guadagnare metri da Juventus. Ottimo il recupero, riconquista palla. Lukaku. Pellegrini. La verticalizzazione di Pellegrini. Szczęsny, la parata. Palla verso il centro dell'area. Interviene e libera. Interrompe l'azione e recupera palla. L'arbitro assegna il calcio di punizione per la Juve.
Manuel Locatelli. Palla che si impenna, attenzione! Aouar. Attenzione, errore grave! Possono pareggiare. Respinta sicura del portiere. Devono ringraziare il portiere se sono ancora avanti di uno. Prodigioso poco fa nel dire no all'attaccante. Avanza a caccia del varco giusto. Riconquista la palla e possono attaccare. Renato Sanchez. Pellegrini. Lancio con i giri giusti. Potrebbe essere il gol del doppio vantaggio. Gara che rimane in qualche modo aperta. Errore questo che potrebbe rivelarsi determinante ai fini del risultato. Vediamo quali conseguenze avrà, anche a livello psicologico. Rabiot. Vuole ribucare. Ha fermato il giocatore che si era involato nell'uno contro uno. Ha reagito prontamente salvando porta e risultato. La mette in area. La allontana. Chiesa. Tutto fermo, c'è l'offside anche se di poco. Ecco Lukaku. Entra sulla palla, esaurisce l'azione avversaria. Kostic. Ecco Rabiot. Prova a sfidare la difesa avversaria. Scivolata sul pallone, tempismo perfetto anche se ha rischiato. Spinazzola. Ci sono metri per andare. Senza problemi qui per la difesa. Ci giocherà per altri 60 secondi. Wea. Efficace qui la lettura, palla in zona d'attacco. Termina così il primo tempo con l'arbitro che manda le squadre negli spogliatoi. Una prestazione top quella di Lukaku nella prima parte di gara. Hanno chiuso il primo tempo in vantaggio grazie a un suo gol. Resta il rammarico di non aver sfruttato tutte le palle gol avute. A quest'ora probabilmente, ma la partita, ciao che chiusa. Vedremo se saprà far meglio nella ripresa. Secondi 45 che hanno preso il via, si riparte con la Juve costretta a rincorrere. Paolo Dybala. Prova a metterla lunga col filtrante. Szczęsny dice di no. La calcia in profondità. Non un buon lavoro difensivo qui. Bravo qui a mettersi sulla traiettoria del passaggio. Ecco Rabiot. Fanno girare bene palla. E alla fine perdono palla. C'è campo per la ripartenza. Palla col contagiri. I tifosi lo invitano a provarci, distanza giusta.
I tifosi l'hanno incitato a tirare, ma conclusione non precisa. Era in posizione interessante, peccato che la palla sia finita fuori dal soffio. Prova ad andare lungo sulla corsa dell'attaccante. L'azione sfuma. Bremer. Occhio a Pogba. Ecco Pogba. C'è il vantaggio per la Juve, l'arbitro lascia giocare. Pogba! Rui Patricio dice di no. Spinazzola. Pallone consegnato a Renato Sanchez. Ecco Lukaku. Hanno campo, possono far male con la ripartenza. Interviene e sventa il pericolo. Pellegrini. Lukaku! Miracolo di Szczęsny da pochi passi. Palla verso il centro dell'area. Intervento non perfetto, vediamo se ne approfittano. Sanchez! Tiro che finisce sul fondo, pallone che non si è abbassato a sufficienza. Rabiot. Vlahovic. Paul Pogba. Attacca la Juve. Manovra interrotta, possono rifiatare, pericolo scampato. Lukaku. Lukaku col tocco filtrante. Può far gol da lì. Szczęsny, straordinario. Era un gol praticamente a porta vuota, come ha fatto a sbagliare Lele? Anch'io faccio fatica a crederci, a questi livelli non si possono fare certi errori, ma capitano, Pier, capitano. Kane. Dusan Vlahovic. Moise Kane. Si supera qui il portiere. L'arbitro aveva comunque fermato tutto per la posizione di fuori gioco. Ultimi istanti del match, minuti che scorrono sul cronometro, sale la spinta del pubblico di casa, attendono solo il triplice fischio per festeggiare questa vittoria. Dybala. Occhio a un pallone importante per chiudere la partita, attenzione! Decisivo l'intervento del portiere che si è gettato tra i piedi dell'attaccante e ha recuperato il pallone. Ha rischiato grosso, ma se l'è cavata la grande. Kane. Prova con questo lancio in verticale. Azione interrotta, grande intervento in copertura. Arbitro che qui può tirar fuori un cartellino. L'arbitro estrae il cartellino. Giallo per l'autore di questo intervento irregolare. Decisione che mi trovo d'accordo, Pier. Ancora 120 secondi alla fine. Paul Pogba.
Manuel Locatelli. Bremer. Il cronometro scorre, si diversano dalla metà campo avversaria a cazzo del pari. Fischia l'arbitro, gara che finisce con successo della squadra di casa, tre punti importanti. Vittoria di misura che vale doppio per come è arrivata. Spesso queste partite regalano brutte sorprese, lo sappiamo, e se non mantieni alta la concentrazione fino al 90esimo la vai a perdere. Lukaku è dimostrato ancora una volta un attaccante straordinario, soprattutto un uomo squadra. Direi che non gli si poteva chiedere di più, Pier. Ha giocato una partita straordinaria per intensità, abnegazione, ritmo. Lo abbiamo visto andare al tiro in diverse occasioni, si è tolto anche la soddisfazione di segnare il gol partita. Se dormirà lo farà in tutta tranquillità, certamente.